trasforma in una battaglia la rivolta nel carcere Sant'Anna di Modena. Stamattina i detenuti, circa 600, si scontrano con le guardie, due delle quali rimangono leggermente ferite, si barricano nella portineria mentre dall'interno si alza un denso fumo nero. Polizia, penitenziaria e carabinieri, assetto antisommossa, cercano di entrare con un'azione di forza. La rivolta ancora in corso segue quella di ieri a Salerno. È l'effetto esplosivo del coronavirus sulle sovraffollate carceri italiane. I detenuti hanno paura del contagio, ma protestano contro il decreto del governo, che sospende le visite per i reclusi sostituendole con colloqui telefonici o video, limita permessi a libertà vigilata e raccomanda misure alternative come i domiciliari. La protesta dilaga, un centinaio di detenuti nel carcere di Frosinone si sono barricati in un reparto, sono in corso trattative. A Napoli, Poggio Reale, ai reclusi saliti sui tetti per protestare si sono uniti dall'esterno anche i parenti che hanno bloccato il traffico. Il diritto di avere l'indulto e l'amnistia per salvarsi la vita. Avete paura voi, abbiamo paura noi, loro dentro, l'ambulanza mangia noi. Proteste in corso anche negli istituti di Foggia, Alessandria e Vercelli. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب وفولو في انستغرام وجيم في لاباج فيسبوك.